Ciao, sono Christian e oggi vi parlo di Transavanguardia. Si tratta forse dell'ultimo grande movimento artistico made in Italy. Gli artisti della Transavanguardia sono liberi di spaziare nel territorio dell'arte e degli stili, senza alcun tipo di preclusione. Non ci sono regole, non ci sono manifesti da seguire alla precisione. Assistiamo dunque a una contaminazione di tutti i livelli della cultura. Transavanguardia dà nuovo rilievo al campo della soggettività individuale. Si caratterizza per una rinnovata attenzione verso le radici culturali specifiche del territorio e dell'ambiente in cui l'artista si trova a operare. Sono considerati principali esponenti di questa tendenza artistica Sandro Chia, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Francesco Clemente e Mimmo Paladino. Questo movimento artistico nacque alla fine degli anni 70, ma se si vuole dare una data precisa, questa è il 1980, l'anno in cui Achille Bonito Oliva pubblica il testo critico La Transavanguardia Italiana, testo che definisce la denominazione e dà proprio la definizione teorica del movimento. Questo movimento artistico internazionale nacque in Italia, consacrato dalla sezione Aperto alla Biennale di Venezia del 1980, curata dallo stesso Bonito Oliva. Ma è indubbio che la Transavanguardia ebbe una risonanza internazionale. In effetti si svilupparono tendenze analoghe in Germania e negli Stati Uniti. Se i movimenti d'avanguardia hanno sempre operato all'interno degli schemi culturali di una tradizione idealistica che vede lo sviluppo dell'arte come una linea progressiva, la Transavanguardia vuole scardinare questa idea di evoluzione. In poche parole, si vuole mettere un freno a quella che Achille Bonito Oliva chiama isteria del nuovo, vale a dire questa idea di progresso implicita nel continuo sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali. Questo movimento infatti ritorna a materiali e tecniche pittoriche tradizionali e a una figurazione dai tratti a volte espressionisti, talvolta con un recupero di motivi e forme del passato. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!